una risposta, ha citato prima la questione di Lombardia Ideale, sento molti. Siamo qui appunto per inaugurare il nostro circolo, facendo l'onore di Fratelli d'Italia. Siamo pronti a affrontare qualsiasi sfida senza nessuna paura. Abbiamo a fianco a noi dei ragazzi giovani, volenterosi ed estremamente preparati. Abbiamo costruito questo circolo giusto per chiarire com'è strutturato. Io ho preso la presidenza di questo circolo. Federico. Facciamo un applauso! Da Fagnano Lona parte un messaggio per le nuove generazioni, cioè Fratelli d'Italia, parlavo qui della Fondazione Alleanza Nazionale, quindi Fratelli d'Italia è un partito che è accattivante nei confronti delle nuove generazioni. Io ho voluto esserci qua questa sera, a parte che sono amici, ma perché mi sembrava giusto poter portare anche la mia testimonianza per quanto sia importante la creazione di questo circolo. Perché vedete, in un mondo in cui è tutto digitale, in un mondo in cui ormai è tutto sui social, in un mondo ormai che ci siamo abituati anche alla parola smart working, in un mondo che ci mette barriere, distanze sociali tra uno e l'altro, Fratelli d'Italia invece crede non soltanto nel territorio, ma nel rapporto fisico, di incontrare le persone, di avere i circoli, di essere sul territorio, di fare comunità. Perché ricordatevi che prima una comunità deve essere umana e poi deve essere fuori da quella che è stata e che abbiamo ancora la coda di questa guerra. Oltretutto una guerra difficile, più pericolosa forse, perché è un nemico invisibile, perché non si vede, perché non possiamo combatterlo guardandolo negli occhi, perché è più subdolo, ma è un nemico altamente pericoloso. E io ogni volta che un incontro pubblico voglio sempre ricordare le tante vittime che abbiamo avuto nella nostra regione e nella nostra provincia. È stato veramente un momento difficile per tutti noi, perché credo che ognuno di noi abbia avuto un amico, un parente, un conoscente che o ha preso il coronavirus o chi anche oggi non c'è più per raccontare questa drammatica esperienza. Quindi noi diamo un abbraccio a tutti coloro che oggi non ci sono più nella nostra regione. E questa pandemia che ci è capitata in un momento già difficile per l'economia della nostra nazione è stata devastante. È stata devastante, ci hanno chiuso, questo governo ha deciso questo lockdown, io dico giustamente, perché io non faccio il virologo, non sono un medico e quindi abbiamo dovuto ascoltare la scienza. Guardate che noi siamo in mano a un governo di pazzi e non vado oltre nel poterli affermare perché avrei aggettivi sicuramente più pesanti. Gente che non ha capito quali sono i bisogni reali del paese. Gente che ha speso 120 milioni per il bonus dei monopattini. Gente che ha aumentato di centinaia di milioni di euro per i voli in prima classe per andare a Dubai. Gente che ha aumentato di centinaia di milioni di euro le consulenze per i vari ministeri. Ecco, allora io sono molto preoccupata, noi di Fratelli d'Italia siamo molto preoccupati, perché abbiamo la certezza che questo governo è un governo incapace per far uscire la nostra nazione dalla più grande crisi economica del dopoguerra.